Selezionato tra le 5 migliori esperienze italiane di successo di turismo sostenibile, il progetto GAL Costa dei Trabocchi sarà ambasciatore d'Abruzzo al padiglione Italia dell'Expo di Dubai. La presentazione del progetto per lo sviluppo del cicloturismo è avvenuta in conferenza stampa, alla presenza tra gli altri di Emanuele Imprudente, assessore regionale all'ambiente, e di Roberto Di Vincenzo, presidente del GAL Costa dei Trabocchi. È un'altra grande soddisfazione, l'Abruzzo finalmente è al centro dello scenario internazionale, con i suoi territori, con i suoi prodotti, con il nostro brand, il brand Abruzzo, Abruzzo Sostenibile, un riconoscimento da parte del Ministero che premia questo progetto che verrà portato a Dubai. È bene precisare e ricordare che i GAL vengono sostenuti e finanziati dal Dipartimento Agricoltura perché fanno parte del piano di sviluppo rurale e che vanno lì a rappresentare l'Abruzzo perché è stato scelto tra i 5 progetti che a livello nazionale l'Italia porta Expo Dubai su quello che è il turismo sostenibile, il turismo rurale. È un progetto che viene ovviamente, in questa fattispecie parliamo della Costa dei Trabocchi, che è un nostro simbolo, e quindi siamo orgogliosi e soddisfatti, ma soprattutto per il fatto che c'è attenzione alla nostra regione, frutto di un lavoro che stiamo facendo. Torniamo da Dubai con l'Agrifood, dove credo che abbiamo per la prima volta raggiunto un'attenzione vera da tutto il sistema internazionale con l'occasione di Dubai, di questo nostro progetto di internazionalizzazione che credo farà fare un salto di qualità alle nostre aziende, alle nostre imprese, ma soprattutto farà fare un salto di qualità alla nostra regione. Il GAL ha partecipato ad un contest fatto dal Ministero dell'Agricoltura per individuare le migliori pratiche di sviluppo locale in Italia. E ha selezionato il GAL Costa dei Trabocchi che presenterà a Dubai il filmato che oggi poi vedremo, nel quale si sintetizza l'attività svolta in questi anni da una serie di attori, perché uno degli elementi fondamentali di questo progetto è che si sono messi attorno a un tavolo a lavorare assieme la regione, la provincia, la Camera di Commercio, il Polo Inoltre, Legambiente, e non so se mi dimentico qualcuno, può darsi pure, e per sviluppare una serie di progetti. Uno tra questi, di questi più importanti, è il Costa dei Trabocchi Mob, un progetto sulla mobilità dolce per allargare la mobilità dolce non solo al percorso ciclabile della costa della Via Verde, ma nel rapporto con i mezzi pubblici e i mezzi privati, quindi la realizzazione di bike station, un accordo con le ferrovie per le fermate, un accordo con TUA per coordinare gli orari, tutta una serie di iniziative che permettono e permetteranno sempre di più di arrivare alla Costa dei Trabocchi senza macchina.